Buongiorno a tutti da Rubio Borgosano. Oggi vi faccio vedere il nuovo computer che è arrivato. Già voi di sicuro direte nelle vostre menti: ah, ma che nuovo, ma che soccane è uscito 10 anni fa. Lo so che è uscito 10 anni fa, però è stato ricondizionato 2 anni fa, quindi è ripulito e tutte cose. Mi scuso per la tenda, ma c'è vento qua, anzi meno male. Allora, parto subito dicendo che sono sorti subito dei problemi appena arrivato. Lentissimo nell'avviare è Windows, l'hard disk è scarso. Prima o poi li comprerò un SSD, finché comunque tanto non è che qua devo fare chissà che cosa. Allora, monta un processore Intel Core i5 3470, c'è scritto 3470S, invece c'è 3470. Vabbè, questi sono dettagli, a posto siamo. Ha un suo alimentatore, mi pare ITX oppure ATX, comunque il suo alimentatore è proprietario della Fujitsu, quindi se si rompe si deve comprare solo quello, perché non è universale, tipo non se ne può comprare uno qualsiasi, a differenza di quel del mio vecchio. Questo lettore davanti l'ho sostituito io. L'ho dovuto sostituire io, ragazzi, perché purtroppo non funzionava, non leggeva i DVD, leggeva solo i CD. Quindi, ragazzi, iniziamo già male. Ci sono 4 porte USB. Nella foto queste due qua erano 3.0, erano blu, e invece sono 2.0. E vabbè. Queste due porte non funzionano. Queste due porte non funzionano. E basta. Qua c'è una ventola dietro. Allora, i problemi che sono sorti quando è arrivato questo computer era che il processore arrivava subito a 80 gradi, immediatamente appena acceso. Aprivo un gioco, non andava in tema Tlatling, si poteva utilizzare, però comunque appena uscivo dal gioco andavo su come si chiama il gioco, Specci, e la scheda video arrivava a 76 gradi, cioè era molto, cioè la scheda video senza ventolina, che ha solo il dissipatore, che arriva a 80 gradi, non è una cosa bella, però comunque si poteva giocare, cioè, anzi andavano pure fluidissimi i giochi. Monta Windows 10, anche se qua c'è l'etichetta di Windows 8, ma accanto c'è quella di Windows 10, sicuramente quando è uscito, perché è uscito 10 anni fa e c'era già Windows 8 nel 2012. Era settato sul BIOS, ecco perché arrivava a 80 gradi. Era settato sul BIOS che le ventole attaccavano dopo 70 gradi. Tutte e due le ventole, quella minuscola nel dissipatore della CPU e questa qua davanti dove ci sono sta griglia qua. Io l'ho messa dal BIOS, da automatiche come erano settate di fabbrica, l'ho messa Enchanted, mi pare si chiamava, e con Google Traduttore ho visto significa migliorate, cioè più veloci. Cioè non è che sono più veloce, sono accese costantemente, vai, non so se le sentite. Ma sono accese costantemente, normale, la velocità normale, standard, non sono veloci. Però mi hanno permesso, innanzitutto ragazzi vi dico immediatamente che questo computer è veloce. Cioè in tempi brevissimi che alcuni diranno, ah vabbè non è ai livelli di un i9, a me che mi interessa dell'i9, a me interessa usare questi qua. Videopad di Sonor Digital 4, ah beh, con i programmi per vedere le specifiche, queste cose, e OBS e basta. Prima questa temperatura qua era salita a 77, arrivava al picco di 77 gradi, stiamo parlando di un 3 GHz e 20, non è che un 10 GHz. La RAM purtroppo c'è stata la fregatura, è una frequenza abbastanza bassa, ormai per i tempi d'oggi ormai è bassissima questa frequenza, però comunque è abbastanza reattivo, per quello che devo fare io comunque pure si può dire quasi troppo veloce. Scheda madre pure arrivava alla stessa temperatura del processore perché non è dissipatore, sta il chip della scheda madre. La scheda video è originale, stavolta non è il clone che avevo io, è da 2 GB, ovviamente dedicata, arrivava a 76 gradi. La GT 710 non è neanche dalle ultime di ultimissima generazione. E l'hard disk è l'unico che rimane ovviamente di una temperatura più bassa, perché non è che arriva a chissà che cosa. L'hard disk è un Seagate, però purtroppo è lento, cioè secondo me è corrotto a qualche cosa, perché prima avete visto era lentissimo, l'ho dovuto riavviare e adesso va più veloce. Poi comunque adesso io proverò, comunque adesso risolverò questi problemi, perché non lo sapete. Questa è la temperatura. C'è del resto che vi potete aspettare, la velocità di un quad core, come potete vedere, apro l'impostazione qua, e questa velocità di un quad core che fa abbastanza reattivo qua. Prima queste due cose che io apro qua, che non riuscivo neanche a fare così velocemente qua, la barra delle notifiche
Start, non si apriva, cioè ci sono 5 minuti ci volevano mi caricare. 5 minuti, adesso io apro Microsoft Edge, ecco qua. Questo è il tempo di apertura. Fortunatamente è riattivissimo. La stessa cosa per Google. Ma perché si è aperto di nuovo? Guarda, se carico Rai, tutte cose, è abbastanza reattivo. Andiamo a vedere la scheda video. Ecco qua, vedete, comunque si è velocizzato pure abbastanza. Si deve aspettare che carbura, come si dice. Come potete vedere, vedete? Ha 8 giga di RAM installati. Se io vado a vedere le caratteristiche di questo computer, vediamo che c'ha 8 GB di RAM installate. E come avete visto pure prima da specci, 8 GB di RAM. Intel Core 3473 GHz e 20, che è abbastanza reattivo, cioè un bel po'. E niente, se uno deve giocare praticamente le temperature non saliranno più. Niente, rimarranno sui 50-60, massimo posso ruotare 60 e basta. E vabbè ragazzi, avete capito? Quindi questo computer aveva questi difetti che fortunatamente io, che non ne ho esperienza, però comunque qualche cavolata l'ho saputa fare, e ho sostituito questa merda di lettore CD, ok? E ho messo il mio della Higescribe, che era su computer, su retro computer. È bellino pure il case, perché si capisce che è stato fatto per il gaming entry level. Ora devo sapere come per fare funzionare il jack delle cuffie e del microfono, questo dovete vedere. Ragazzi, qua è talmente reattivo che praticamente, cioè, sono riuscito addirittura, ovviamente con questi giochi che non sono batoste, cioè, non è che stiamo parlando di cosa, come si chiama, Fortnite, anzi funziona pure su quello, ma Fortnite era, ecco, un altro difetto che appena arrivato il computer già aveva scaricato Fortnite, Combat Arms, e già la rottura di palle, che c'erano almeno 6 giochi scaricati, 60 giga, 10 GB l'uno, e comunque uno riesce a giocare a questi giochi. Questo va fluidissimo, anche se l'ho dovuto calare in 480, perché comunque che microscatto a me danno fastidio. Questo va bene in HD, in Full HD non ce la fa, perché comunque stiamo parlando sempre di un quad core, non di un i9, i10, i20. Ed ecco qua, e sono riuscito addirittura a registrare gameplay, pure quelli di sonore in HD. Mi è abbassato un po' il bitrate, però andava fluido fino a come quando giocavo, cioè la fluidità che vedevo mentre giocavo era pure sul video, cioè come fa non lo so io. E va bene. La RAM purtroppo ci mette un po', purtroppo un 5 minuti per caricare, come cavolo si chiama qua, la schermata, perché la RAM è di bassa frequenza, però almeno mi permette di giocare a questi due giochi e aprire OBS Studio, che per me è fondamentalissimo per il mio canale emittente Rubin TV e tutte queste cose qua. Questa è pure l'ultima versione, mi pare che è. Sì, l'ultima versione qua. Eccola qua. 64 bit, naturalmente, perché il processore è 64 bit, ovviamente. E basta. C'ho Facebook e tutte queste cose qua. Facebook, Roblox, che vado ad aprire ora. Vedete, è reattivissimo, cioè non mi dà neanche tempo di premere. Mentre è aperto Roblox posso aprire G più Z, che apre pure lui. Mentre è aperto Roblox G più Z posso aprire Microsoft Store, che era già aperto. Google Chrome posso aprire, guardate quante cose riesce ad aprire. Posso aprire OBS Studio. Guardate qua. Specci. E Facebook. E la velocità, ragazzi, non cambia, cioè è veloce come prima, cioè guardate qua. Ecco qua, e questa è ovviamente riconosciuta perché è originale, come potete vedere è DDR3 questo computer, non è neanche di ultima generazione, ma il DDR3 di sicuro è meglio del DDR2. E questo qua. Inutile che mi commentate, ah, ma il tuo computer che hai preso è una merda. Ragazzi, lo so, non è nuovo, ma non è una merda. Perché sto computer, per quello che devo fare io, ragazzi, il computer se lo compra calcolando quello che deve fare. Uno se lo compra, non è che se lo compra così, tanto per i 448 e subito cattavo computer. No, lui quando se lo compra uno dice: aspetta, mi devo giocare pure a cosa, Fortnite. Allora mi prendo un computer che abbia almeno 2 giga, 3 giga di scheda video. Questo è una 2 giga e va perfetto. Fortnite non l'ho provato, anzi l'ho disinstallato, perché solo a vedere l'immagine di profilo mi viene volta a stomaco. Perché io non sono un gamer, non sono capace, non mi ispira il coso di giocare. Comunque passi il tempo solamente con Dishonored di GTA 4 e basta. Anzi, qua va pure GTA 5, e basta. Come potete vedere, la scheda video ha la temperatura che praticamente è bassissima, 3,5
39 gradi. Mi dice velocità ventolina, ma non ce l'ha. Cioè, una ventola non ce l'ha. L'ho aperto e qua perché la ventolina non ce l'ha. Queste sono le immagini, queste che state vedendo, fatte col telefonino. E l'interno del computer è fatto in questa maniera. E già, vabbè, già l'avete vista le clip. Mentre giocavo, che erano abbastanza fluide pure. Ok, ragazzi, questo è tutto. Comunque, ora che lo so, ragazzi, d'ora in poi registro in full HD 25 fotogrammi o 30. Non registro più in HD 50 perché in HD è troppo basso, me la volete. Tanto sto computer ora ho provato, ce la fa pure a montare video in full HD, quindi pure abbastanza veloce. Niente, anzi, troppo di quanto volevo io. E ciao a tutti quanti.